Alla Biblioteca della Regione, Torino, in via Confienza 14, fino al 26 febbraio, è aperta la mostra Studenti del Piemonte, sei secoli di università a Torino. L'allestimento, curato da Marco Albera, propone un curioso spaccato del mondo studentesco universitario che raccoglie diplomi e tesi di laurea finemente relegate, foto di gruppo, manifesti e testimonianze della goliardia. La mostra rievoca anche episodi drammatici come il massacro degli studenti durante i disordini del 1821 e l'agitazione del 1885 e presenta una ricca selezione di francobolli dedicati agli Atenei italiani. Allora, la domanda che ci siamo posti e il motivo per cui è stato collezionato tutta questa serie di oggetti che appartengono al Fondo Università Scholarium è quello di documentare la vita degli studenti, perché la vita istituzionale è ben documentata dai documenti d'archivio, i luoghi dello studio sono stati studiati altrettanto approfonditamente, le carriere dei docenti anche, ma che cosa facevano gli studenti nel loro tempo libero, i loro sogni, le loro gioie, eccetera. E poi in particolare interessante questo fatto di questa gente che veniva a Torino, scopriva una capitale, instaurava dei rapporti di amicizia e tornava nella sua terra d'origine molto spesso molto più arricchita.